dal presidente del Senato Schifani, un appello: cambiamo la legge elettorale o altro che 20%. Il Movimento 5 Stelle arriverà all'80%. E Beppe Grillo attacca a sua volta: l'Europa ha delle leggi per cui non si può cambiare le norme elettorali un anno prima del voto, sarebbe un golpe. Buonasera, che tra le forze politiche tradizionali si agiti uno spettro, quello di un successo sempre più largo del Movimento 5 Stelle in assenza di risposte a quelle che sono le domande ormai chiare dell'opinione pubblica sul risanamento della politica e su adeguate leggi elettorali, insomma non è una scoperta, ma che a parlare in questi termini con molta crudezza sia la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Schifani, è una novità. Nello stesso giorno in cui proprio, come lo possiamo chiamare, il fantasma personificato, ovvero Beppe Grillo, va ad attaccare proprio l'ipotesi di una nuova legge e si appella addirittura all'Europa. Una voce dal sé in fuggita che suona come un intervento istituzionalmente scorretto, quello del Presidente del Senato, Renato Schifani, che sulla legge elettorale svela del resto l'effettivo retropensiero dei partiti. La riforma, dice, è indispensabile, se no altro che Grillo al 30%, va all'80%. E cioè, lasciare invariato il vituperato Porcellum sarebbe un ulteriore regalo all'antipolitica. E la seconda carica dello Stato aggiunge: per di più, sto lavorando per i cittadini, per la legge elettorale, per quello che ci chiedono in tanti, stiamo lavorando ma ce la facciamo. Aprendo un'autostrada alla polemica del Movimento 5 Stelle che raccoglie l'assist. Sul blog di Beppe Grillo si parla di golpe, ricordando anche le indicazioni europee che vieterebbero un cambio della legge elettorale nell'anno prima del voto. Di fronte al colpo di Stato del cambiamento della legge elettorale in corsa e al tetto del 42,5% per il premio di maggioranza per impedire al tavolino la possibile vittoria del Movimento 5 Stelle e replicare il Monti bis, l'Unione Europea tace, attacca Grillo, che trova inedita solidarietà in Pierluigi Bersani. Se la mossa è anti-Grillo, infatti, non meno è anti-PD, partito in testa nei sondaggi. Non uso magari i termini di Grillo, attacca dunque Bersani, ma non piace neanche a me se quella è l'unica misura che si mette, una soglia praticamente irraggiungibile. Senza altre misure, senza altri premi alla governabilità, si potrebbe arrivare a una situazione di ingovernabilità e questo non farebbe certo bene a un paese come l'Italia. L'innalzamento del quorum per ottenere il premio di maggioranza, frutto del resuscitato asse PDL Lega UDC, è stato del resto più o meno giustificato dagli stessi protagonisti, come mossa per evitare la vittoria delle forze antisistema. Attualmente, infatti, il Porcellum non prevede alcuna soglia per ottenere il 55% dei seggi e quindi per vincere le elezioni. Nessun premio significherebbe pareggio, ritorno alle larghe intese, riedizione del Monti bis nell'auspicio dei centristi di Casini. Il retropensiero dominante nella Commissione Affari Costituzionali del Senato era stato denunciato anche dallo stesso Presidente Vizzini proprio sul blog di Grillo. Alziamo la soglia, altrimenti il premio di maggioranza se lo prende il Movimento 5 Stelle, il resoconto di Vizzini, che aggiungeva: questo mi disturba, Grillo non andrebbe al governo perché fa la marcia su Roma, ma con il voto degli elettori. Sul Fatto di sabato 10 novembre, il Presidente del Senato Schifani, che dice finalmente la verità sulla nuova legge elettorale, deve servire a impedire che Beppe Grillo vinca le elezioni, altrimenti, dice Schifani esagerando, ma fino a un certo punto potrebbe arrivare anche all'80% dei voti. Marco Travaglio dedica la sua colonna a questa incredibile uscita della seconda autorità della Repubblica, che non ha evidentemente capito qual è il suo ruolo, che dovrebbe essere di garante della democrazia e della Costituzione.